Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Chuck e Azione. Io sono Captain Nerd e oggi voglio parlare di un altro personaggio non molto conosciuto dal grande pubblico, però comunque ha fatto delle apparizioni a livello fumettistico e anche a livello di cartone animato e sta arrivando a breve sul grande schermo. Sto parlando di Adam Warlock, conosciuto anche come lui. È un personaggio dei fumetti creato da Stan Lee e Jack Kirby nel 1966 e pubblicato dalla Marvel Comics. Fa il suo debutto nella Silver Age del fumetto statunitense e, nonostante la sua evoluzione, rimane un personaggio minore a livello di vendite fumettistiche. Sviluppa la sua identità e costume nel 1972, durante la Bronze Age, e lo rivediamo in vari fumetti fino al 2010, fino ad arrivare in questo 2023, dove apparirà al cinema nella sua forma umanoide nel film Guardiani della Galassia 3 di James Gunn, prodotto dai Marvel Studios. Era apparso anche sotto forma di bozzolo nel prequel Guardiani della Galassia 2 del 2017. Ma in tutto questo, chi è veramente Adam Warlock? Egli infatti non è altro che un essere umano artificiale creato da degli scienziati che fanno parte di questa organizzazione che si chiama Enclave o Enclave. Questo personaggio, inoltre, è dotato di forza, velocità, resistenza sovrumane ed è capace, inoltre, di manipolare l'energia cosmica a sua volontà per volare o comunque per rigenerarsi. Secondo la storia, lui riesce a ribellarsi ai suoi creatori e a trovare la libertà. Nel corso del suo cammino troviamo anche i Fantastici 4, vari Thor con i quali si scontra e viene sempre sconfitto e costretto a fuggire. Acquista una vera identità quando viene trovato dall'alto evoluzionario, che lo chiama Warlock. L'uomo, infatti, gli chiede aiuto per liberarsi dal cattivo uomo bestia, che incombeva sulla Controterra, un pianeta da lui creato. E questo alto evoluzionario, che tra l'altro è un personaggio che non conosciamo molto, che comunque anche lui farà la sua apparizione al cinema nel 2023 nel film Guardiani della Galassia 3, è un uomo che comunque ha fatto vari esperimenti su se stesso, lo vediamo anche dal trailer del film che ha tutta la pelle tirata, una cosa assurda. E lui cosa farà di particolarmente grande? Impianterà la gemma dell'infinito sulla fronte di Warlock, facendolo diventare una sorta di semidio e decretando la nascita di quello che veniva chiamato Adam. Nel suo voler esplorare lo spazio, insieme a Pip, il troll, Gamora e Thanos, Adam scopre una versione oscura di se stesso del futuro, di nome Magus. Così viaggia nel tempo e lo rinchiude nella gemma dell'anima, ma incasina la linea temporale. Successivamente scopre l'esistenza delle altre gemme e del loro potere. Così si mette contro Thanos, che voleva recuperarle per i suoi scopi. Adam così si unisce ai Vendicatori per sconfiggere Thanos. E ci riesce, il nostro Thanos diventa una scultura di pietra e il nostro povero Warlock invece rimane imprigionato, o meglio la sua anima rimane imprigionata nella gemma. Tuttavia però il nostro Thanos si libera dalla scultura in pietra, quindi il nostro Warlock dovrà cercare di trovare un modo per tornare dai Vendicatori e battere Thanos, che però riesce comunque a fare e fa sparire metà dell'universo. Dopo tali eventi sappiamo comunque tutti poi come va a finire, i nostri Avengers si riuniscono, riescono a sistemare le cose, riunendo le gemme, rischioccando le dita e facendo tornare la metà che era scomparsa. E in tutto questo comunque nei fumetti faceva parte anche il nostro Adam Warlock, a differenza del film al cinema. Però comunque il nostro Thanos farà sempre parte della vita di Adam, dato che i due condivideranno varie battaglie spaziali insieme, sempre per un discorso di dominio, di potere, di equilibrio del mondo. E quindi di storie ve ne potrei raccontare a bezzecole. Tornando a parlare invece del film che arriverà a fine 2023, possiamo comunque anticiparvi che sarà interpretato da Will Poulter, grandissimo attore, che se comunque vi ricorderete bene ha fatto parte anche del cast di Maze Runner e anche di Cronache di Narnia, forse l'ultimo, faceva quel ragazzino rognoso che diventa un drago nel terzo. Comunque niente, farà parte di questo cast e secondo me il ruolo gli si addice molto. Inoltre, dato ciò che vi ho appena raccontato, possiamo anche anticipare il fatto che Pip lo abbiamo già visto nel Marvel Cinematic Universe. Se vi ricordate bene, la scena post-credit di Eternals vedeva questo arrivo di questo ragazzo interpretato da Harry Styles,
che poi abbiamo visto essere il fratello di Thanos, insieme a questo Pippo, il troll, che era un essere molto divertente. Quindi qualcosa c'è già alla base di tutto. Magari l'unica cosa è che non hanno voluto inserire Adam Warlock nel contesto del guanto dell'infinito. E poi, anche se Thanos è stato sconfitto e non c'è più, ricordiamoci bene che si sta parlando comunque di viaggi temporali, quindi un Thanos probabilmente lo rivedremo andando in là, sempre se non chiuderanno il capitolo Adam Warlock col terzo film dei Guardiani della Galassia. Spero di no, però vediamo un po', ancora il personaggio deve essere introdotto, vediamo un po' dove andrà a parare, se lo faranno tornare o finire lì. Detto questo, ragazzi, io vi ho detto tutto ciò che sapevo su questo personaggio, spero che vi sia stato utile e che il video vi sia piaciuto. Seguiteci sui social, la pagina Facebook, su YouTube, vi lasciamo comunque il link qui sotto in descrizione. E noi comunque ci vedremo presto al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima!